Il progetto Terzo Movimento è l'edizione 2020-2021 di Tre istituzioni e un patrimonio, un programma che nasce da una collaborazione fra la Regione, Servizio Patrimonio Culturale, ex IBC e l'Accademia di Belle Arti, e poi sancita da un accordo di collaborazione pluriennale proprio con la volontà di mettere in campo delle azioni in partnership fra istituzioni del territorio per operare sul fronte del recupero conservativo e della valorizzazione di patrimoni spesso nascosti, poco conosciuti, inediti nel nostro territorio, con il coinvolgimento attivo degli studenti di restauro e di comunicazione capitanati dai loro docenti dell'Accademia di Belle Arti e delle istituzioni culturali che di volta in volta prendono parte a questi progetti. Ci troviamo nel chiostro ottavo del cimitero della Certosa di Bologna, dove si sta svolgendo il restauro di due opere in gesso di carattere monumentale, opere di concorso che hanno come tema libro e moschetto. Queste opere presentavano una serie notevoli di problemi, sia di carattere estetico che di carattere statico, che sono state affrontate durante il corso di restauro del quarto anno del corso di stucchi e gessi e si è potuto lavorare anche durante la pandemia, essendo all'esterno, e portare avanti questo complesso lavoro che ha visto impegnati tutti gli studenti del quarto anno. Mi chiamo Clarissa Marchesini, studio restauro dei beni culturali presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna e l'opera che vedete dietro le mie spalle è stata ritrovata presso il Conservatorio di Musica di Bologna e poi trasportato qua nel Chiostro Ottavo in Certosa. Quest'opera presentava diversi problemi. In particolare il basamento era stato rifatto, nel rifacimento erano stati inseriti dei chiodi di ferro che col tempo ovviamente si erano ossidati ed erano andati a spaccare il rifacimento. Durante la movimentazione si è disgregato e si è rotto in cinque pezzi. Questi pezzi sono stati sistemati, messi in sicurezza, dopodiché riassemblati. L'assemblaggio verrà fatto con dei magneti in modo tale che l'intervento sarà reversibile e in previsione di future movimentazioni non sarà necessario ripetere l'operazione e rischiare di nuovo che il basamento si rompa, ma basterà staccare i pezzi e poi ricollocarli una volta che l'opera verrà messa nel luogo d'ubicazione. Sull'opera verrà eseguita una pulitura con dell'agar schiumato, una sostanza molto sensibile e che andrà a mantenere la cromia originaria dell'opera, che è di un colore rosso mattone. Questa cromia probabilmente era stata stesa a secco e noi cercheremo di mantenerla e di metterla in risalto andando a togliere tutti i depositi di polvere e di sporco che col tempo si sono sedimentati sulla superficie. Sono Enrica Martinelli e sono al quarto anno di restauro di materiali lapidi e derivati all'Accademia di Belle Arti di Bologna e questa sarà la mia opera di tesi. È un'opera che presentava diverse criticità a partire dalla superficie che aveva diversi ingiallimenti eterogeneamente diffusi e le cui cause non si sono ancora identificate. Ma presto appunto verranno fatte analisi scientifiche a scopo diagnostico. Per quanto riguarda le altre problematiche, l'opera presenta tuttora una struttura lignea di uno spessore troppo limitato per poter impedire all'opera di fare delle torsioni che potrebbero provocare un ampliamento di quelle che sono le fratture, le cavillature attualmente presenti sull'opera. A tal proposito si è ideata una struttura
in acciaio inox che possa rinforzare la cornice lignea che attualmente appunto circonda l'opera. La pulitura dell'opera è stata eseguita con un metodo innovativo che è stato messo a punto dall'Accademia di Belle Arti di Bologna. E si tratta di un gel viscoelastico costituito da polivinil alcol e sali di borace che permette una pulitura molto delicata e in parte ci ha permesso di rimuovere gli ingiallimenti presenti sulla superficie dell'opera. Siamo di fronte al ritratto di Marietta Alboni, una famosissima cantante d'opera, ritratto eseguito da Jean-François Jules nel 1848. L'opera è conservata presso il Conservatorio Martini di Bologna ed è oggetto di restauro da parte degli allievi dell'Accademia di Bologna, allievi del quarto anno di restauro di tele. È stato individuato un intervento di pulitura che non intaccasse la vernice originale, in quanto abbastanza ben conservata, e per cui per prima cosa è stata spolverata tutta l'opera, sia sul fronte che sul retro. È stata poi eseguita una pulitura con spugne ad alto assorbimento, molto accuratamente, in modo da eliminare tutti i depositi. Successivamente è stato deciso di alleggerire i depositi coerenti di sporco che rendevano l'opera scura e ne alteravano la leggibilità. Successivamente sono state velinate le parti di colore decoese che presentavano dei sollevamenti e sono state fatte riaderire i fili che si presentavano sollevati lungo i bordi. Successivamente poi sono stati eseguiti dei ritocchi ad imitazione con colori a vernice sulle zone che erano state già ritoccate in precedenza. Insieme alle mie colleghe Anna Rossi, Elisa Ceccarelli, Beatrice Favali e Giulia De Vitis abbiamo affrontato il restauro di questa cornice del ritratto di Marietta Alboni del pittore Jean-François Hyacinthe-Jules. E la cornice era pervenuta in laboratorio in un pessimo stato conservativo con diversi depositi incoerenti su tutta la superficie dorata. Aveva anche subito un restauro in passato per cui è stato deciso di rimuovere le parti di pastiglia degradate appartenenti al vecchio restauro e di integrarle di nuovo con un calco in silicone. Queste parti sono state successivamente tonalizzate ed è stata anche pulita la superficie dorata. Le altre lacune sono state integrate con uno stucco a gesso e colla. Sono Carla Lanzilotti, frequento il quinto anno della scuola di restauro dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e oggi presenterò il restauro che è stato eseguito sul dipinto Olio su tela raffigurante Gioacchino Rossini del XIX secolo. All'arrivo nei nostri laboratori il dipinto era corredato di una cornice modanata e dorata a guazzo. Si presentava con diverse problematiche. La più importante era quella del sollevamento della pellicola pittorica che interessava tutta la superficie. Per questo motivo il primo intervento che è stato eseguito sull'opera è stato quello della riadesione della pellicola con l'utilizzo di un adesivo termoplastico riattivato a calore che ha permesso appunto l'abbassamento delle scaglie di colore. La vernice risultava particolarmente ingiallita e ossidata e non permetteva la lettura estetica del dipinto. Per questo motivo abbiamo eseguito una serie di test per individuare la miscela solvente più idonea alla rimozione della vernice. Una volta individuata, abbiamo eseguito l'operazione in modo graduale, assottigliando la vernice. E una volta terminata questa operazione, abbiamo eseguito un riordine estetico che ha previsto la stuccatura, l'integrazione pittorica e la verniciatura finale.
La cornice è di riuso ed era stata ridimensionata in un precedente intervento di restauro e incollata con colla a caldo. E le colature erano molto evidenti su tutta l'opera, per questo è stato necessario rimuoverle, smontare tutti i quattro regoli della cornice e poi studiare un metodo per rigiuntarli insieme. Dal retro è visibile il nuovo metodo che abbiamo utilizzato per il rimontaggio, che ha previsto delle staffe angolari inserite in dei piccoli scassi ricavati sullo spessore dei regoli, che sono stati poi tonalizzati in modo da renderli molto simili al legno e quasi invisibili. Gli studenti del settore restauro materiale cartaceo e pergamenaceo si sono sostanzialmente occupati di due cose. E come già era ben programmato, hanno recuperato una serie di spartiti e di composizioni realizzate da una serie di ex studenti, alcuni anche molto noti, del conservatorio, che non si esclude di poter ascoltare in futuro, proprio perché verranno riproposte da alcuni studenti attuali del conservatorio una volta che noi le avremo restaurate. Ma forse la cosa, non dico più interessante ma più divertente, è che in occasione del recupero delle due sculture da parte dei nostri colleghi del settore lapideo sono state reperiti una serie di documenti cartacei che abbiamo restaurato anche per poterli rendere leggibili. Sono Francesca Incoronato e sono una studentessa di restauro dei materiali cartacei. Il restauro degli spartiti è un progetto incominciato da poco e che ha previsto l'arrivo in Accademia di una serie di documenti di materiali cartacei appartenenti al conservatorio, arrivati in un discreto stato di conservazione. Tra le tipologie di degrado sono state riscontrate anche degli strappi e delle lacune che sono state reintegrate adoperando della carta giapponese e della colla di cui è cambiato il solvente a seconda delle necessità. Inoltre si sta procedendo allo spianamento di una serie di ondulazioni per rendere più agevole la consultazione dei documenti che verranno suonati in un prossimo concerto. Il nostro laboratorio di restauro si è anche occupato del recupero di alcune carte che sono state ritrovate all'interno di due bassorilievi e di un'etichetta identificativa ritrovata su un'asse lignea che conteneva l'opera. In particolare le carte sono state trattate sia a secco con una pulitura appunto con gomme di vario tipo e bisturi, sia umido. La loro planarità è stata recuperata attraverso la foderatura e lo spianamento sia per tensionamento che sottopeso. L'etichetta invece è stata trattata a secco e a umido e grazie a software di elaborazione digitale quale Photoshop è stata aumentata la leggibilità del testo per appunto decifrare l'iscrizione che siamo riusciti a fare. Salve a tutti, mi presento, sono Mattia Pierattini, uno studente laureando al corso di restauro PFP1 che tratta del restauro delle opere in materiale lapideo e derivato e superfici decorate dell'architettura. E in questa sede presenterò il restauro sul dipinto murale che si trova all'interno del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, che insieme ad altre opere che fanno parte del più ampio contesto progettuale tra istituzioni e un patrimonio. L'opera, oggetto della mia tesi di laurea, comprende il dipinto che rappresenta una Madonna con Bambino risalente al XIV-XV secolo e una cornice in stucco realizzata intorno al XVIII secolo.